Siamo con Romelu Lukaku alla fine di questa partita. In tribuna c'erano delle persone, la prima volta che venivano alla RSA, che dicevano: questo è il nuovo difensore straniero del Lugano. Io dicevo: no, questo è uno svizzero. So at the end of the game with Lofel, the people thought that you weren't from Switzerland. They thought you were like a foreigner. No, I'm from Switzerland, and I came here in Lugano to play a big role in that team, and I know the coaches and the team are waiting a lot from me, but I don't put a lot of pressure on myself. I mean, I just try to play my game and to be myself on the ice. Sì, sapevo che avrei avuto un ruolo importante all'interno della squadra, però comunque cerco di non mettere troppa pressione su di me per cercare appunto di giocare nel modo migliore. Questa sera due assist, sta diventando un po' il numerin di questa squadra, il difensore forse più che organizza di più il gioco. L'unica cosa che ci manca è ancora questo power play. Come mai non riuscite a decollare? So you made two assists tonight, and you are becoming a really good defender in this team. But we are still have to work on the power play. What's missing? Yeah, we know that we try to work. We lost a lot of game, and we try to work on little thing to get better. And I think there is a lot of thing that we have to improve. So. And for sure, power play is one of those things. So we gotta play simpler. We gotta find a way to shoot the puck to the net. And yeah, I'm pretty sure we have a good team to we have good players to play on the power play. So I'm sure that's gonna come. And we gotta keep working on it. But for sure, we are not happy with the power play actually. Sì, il power play appunto è ancora molto da migliorare e ci sono dei piccoli particolari, dobbiamo cercare di tirare il più possibile in porta, però comunque sono cose che verranno col tempo. L'ultima domanda: quanto è stata importante queste due vittorie col Davos che vi hanno dato il morale? Oggi, stasera per esempio, eravamo sotto 2-1 alla fine del secondo tempo, però avete avuto un secondo tempo veramente eccezionale. So how important was it to win against Davos the past weekend? Because tonight we saw that you overcame Berna somehow. I mean, we knew we had to beat Davos twice if we wanted to keep up in the standings, and we did it. But now, I mean, tonight was a great opportunity for us to make a step, to be better. And yeah, we were losing 2-1, but nobody in the room were nobody was down, and we knew we could win that game. So we came back on the ice second period, and we fight, and we knew that we can win that game. And for sure, against Bern, it's never easy, but to win one of those games, that's going to help us to mentally and. Yeah, to take another step and to be better. Sì, le due vittorie nel weekend sono state molto importanti per rimanere a un buon livello in classifica, e la vittoria di stasera certo ha aiutato, nel senso che è stato fondamentale vincere, perché appunto nonostante il Berna sia una squadra molto importante, abbiamo dato la dimostrazione dopo il primo periodo di entrare in campo nel secondo e dare tutto quello che avevamo per portare a casa la vittoria. Ultima cosa: sei finora il miglior acquisto del Lugano in questa stagione? As for now, you are the best, the new camp of Lugano. Thank you, but I mean we. Thank you. We. Italiano, ma c'è stato riposto in italiano. Prova, ci dai. No, grazie. No, I mean we. I mean yeah. I'm happy to be in that team. There is a great teammate, a great team, and we for sure we want to keep going that way and winning games. Prima l'italiano, prima il titolo. First you learn Italian or you win the championship? I'm gonna try to do both, but for sure I came here to win a championship, not to for sure I want to try to learn Italian, but it's not the main my main goal. Dice che cercherà di fare entrambe le cose, ma lui è venuto qui per vincere il campionato, non per imparare l'italiano, anche se comunque ci proverà. Grazie, complimenti. Grazie. Ciao.